Avete mai sognato di fare degli scherzi assurdi e fuori di testa alla vostra professoressa a scuola? In questo gioco in VR si può fare e quello che è successo vi lascerà senza parole. Ci sono anche le banane o le Mentos nella Coca-Cola, aiuto! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Avete mai sognato di fare degli scherzi assurdi con degli oggetti fuori di testa alla vostra professoressa, che tra l'altro fa anche rima? In questo gioco in VR si può fare, e questa è una specie di guanto di Thanos fatto con una patata. Scusa un secondo, sto spiegando agli amici da casa a cosa serve questa roba. A fermare il tempo. Guardate, il tempo si è fermato, io posso fare ciò che voglio. Però adesso lo risblocchiamo perché sennò il timer scade. Prendiamo la banana, la mangiamo. Questo dovrebbe essere il livello 1, dove con una buccia di banana dovremmo farla scivolare. Quindi io direi di fare una cosa intelligentissima. Blocchiamo il tempo. Prendiamo la buccia di banana, gliela mettiamo qui come se dovesse cadere accanto alla sua sedia e ritorniamo a sederci. Perché adesso facciamo una cosa intelligentissima. Io non c'entro niente. Hai capito? Oh, è tutto a posto. Ragazzi, si era buggato. Va bene, torna lì. Facciamo un aeroplanino di carta. Vai! No, gliel'ho lanciato in testa. Gliel'ho lanciato in testa. Non sono stato io. Lo giuro. No, si è arrabbiata. Ok, adesso dovrebbe andare a prendere l'aeroplanino. Perfetto. E dovrebbe andare a buttarlo nel cestino. Ok, blocco il tempo. Riprendo la banana. Prendo la banana. Gliela metto dietro. Perfetto, mi rivado a sedere. Ok, dovrebbe funzionare. Guardate, adesso lei posa la carta, torna indietro e scivola. Sì, è scivolata. Non sono stato io. Io faccio gli aeroplanini di carta. Scusa, ragazzi, sto distruggendo tutto. No, si è arrabbiata. Oh mamma mia, è stata lei, è stata Goffreda. Sì, è stata Goffreda. Ci sono anche Giacomo, Francesco e Filippa. Ok, la banana l'ho fatta. E cos'è sta roba? Ragazzi, sono confuso. Cosa dovrebbe essere sta cacata? Che cos'è? Ah, è quello! E quindi? A che cosa serve sta roba? Scusa, non per qualcosa. Posso prenderlo un secondo? Grazie, gentilissima. E quindi? Che devo fare? Non ho capito. A che serve? Tieni, può servirti? Non lo so. Scusa, brava, prendi la carta, ok? Vai di nuovo là. A che serve? No, fermo il tempo. Che serve questa roba? Ragazzi, sono confuso. A cosa dovrebbe servirmi una specie di disco alieno con questo trattino? Oh, qualcuno sa che cos'è? Stai là, stai buona. Aspetta, mamma mia, che dolore. Tieni. Non sono stato io. Te l'ha lanciato lei. Anche io so la risposta alla domanda. Ed è banana. Diglielo anche tu, Filippo. Che banana, era lui Filippo. Scusate, sono nuovo in questa classe, non so bene come comportarmi. Sì, ma che cos'è quella cosa? Dice che l'ho fatto. E quindi? Ho vinto? Ragazzi, non sto capendo. Allora, devo riprendere la buccia di banana, perché voglio provare a farla scivolare di nuovo. Allora, tieni la buccia di banana, la mettiamo qua. Io me ne vado. Ciao. Perfetto. Secondo voi riscivola? Dai, vieni. Noi dovremmo farla arrabbiare tantissimo. Oh, ragazzi, avete visto anche voi quello che è successo? Sì, ciao. Fermo il tempo di nuovo. Aspetta, buccia di banana, te la metto qua. Tieni, divertiti. Io mi vado a sedere. Perfetto, nessuno ha visto niente. Olè, cammina. È scivolata. Ah, questo è l'indicatore di rabbia. Si è arrabbiata. Si sono arrabbiati tutti. Oh, ho vinto. L'ho fatta arrabbiare un botto. Ce lo siamo portati a casa. E adesso cosa possiamo fare? Altre missioni? Livello 2, abbiamo della colla, che è questa tecnicamente. Una fionda e un pezzo di carne. Allora, oh, che spavento. Ok. E qui, dov'è la sua tazza? Le incolliamo la tazza al tavolo e anche la sedia. Ok, perfetto, devo tornare indietro. Ciao, ti incollo anche a te. Perfetto, ok? Sono seduto, non ho fatto niente. Ok, guarda, adesso lì va alla cattedra. La tazza non riesce a prenderla, si siede e si attacca alla sedia. Guardatela. No, sto seduto. Non è successo niente. Oh, ma tu sei un infame? Ma tu perché ti alzi sempre? Che c'è? Che vuoi? Non sono stato io. Deve ancora prendere la tazza, dovrebbe arrabbiarsi un botto. Dov'è la fionda? Chi ce l'ha la fionda? Fionda?
Ecco la fionda. Perfetto, ho rallentato il tempo. Dammi la fionda, dammi la fionda, dammi la fionda. Ok, che cosa ci posso fare con la fionda? Che cosa lancio? Ah, ma lancia in automatico le palline. Tieni, scema. Ok, li prendo tutti, li prendo tutti. Aspetta, vai, perfetto. Vieni qua. Pow, 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 pow. E adesso, che fai? Oh, no, mi è rimbalzata la fionda in testa, scusa. Non sono stato io. Pow. No, scusa, non volevo. Guarda, guarda, tiro a giro. Pow. Guarda, guarda, tiro a giro. Pow. No, mi sa che il tiro a giro non funziona. Vieni qua. Pow. Presa in pieno. Non sono stato io. Cioè, praticamente il banco mi fa diventare invisibile. Ok? Rallentiamo il tempo. Dobbiamo prendere sta roba. Che non so cosa sia. Sapone. Che cosa ci faccio con il sapone? Aspetta, aspetta. Allora, il sapone dovrebbe servire a qualcosa. Tipo, lo posso strofinare. A che serve il sapone? Cioè, può scivolare sul sapone? Probabilmente sì. Può scivolare sul sapone. Aspettate che lo riprendo. Glielo metto qua. No, 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 non sta scadendo il tempo. Dov'è il mio banco? Ok, ok, sono fermo. Adesso prendiamo, prendiamo questa e facciamo pow. Vieni qua, vieni qua. Boom, presa. Boom, preso. Presi tutti. Perché non scivola sul sapone? Come si usa il sapone? Dove lo devo mettere? Aspetta, non è che lo devo bagnare. Aspetta, aspetta un attimo, mi scusa. Prendo un attimo il sapone e lo metto qua. Lo devo bagnare, per caso. Non funziona. Professoressa, il sapone non si bagna. Non, come fa? Come si fa? Oh, te! No, scusa, 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 scusa. Non è vero, non è vero, non è vero. Ok, sono buono e bravo. Sono buono e bravo. Sì, dice che l'ho usato. Vieni qua, ti spacco. Guarda, guarda che tiro. Tiro, tiro a giro, tiro a giro. Guarda, tiro a giro, professore. Po, 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 po. Ma tu sempre davanti stai? Ho vinto di nuovo. Guardate la professoressa. È entrata in un altro multiverso, tanto che l'ho fatta arrabbiare. Sì, ma qua stiamo iniziando ad esagerare. Abbiamo una Coca-Cola, un cuscino per le scorregge, della maionese, che in realtà sembra cacca in scatola, una cingomma e questa roba. Posso disegnare? Aspetta, ti disegno una faccina. Guarda qua che bella. No, 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 scherzavo, scherzavo. Allora, prendo questo, gli faccio un bel disegnino sopra. Yeah, vola! No, no, mi sa che non ha funzionato la cingomma. Dove la devo mettere? Gliela metto tipo qua per terra. Ecco, a lei la cingomma. Tu, brava, parla alla lavagna. Ok? Io mi siedo e adesso la cingomma dovrebbe prenderla. La cingomma non l'ha presa. Mi scusa? La cingomma. Brava, brava, fai quella strada. Perché non ha preso la cingomma? Dove gliela devo mettere la cingomma? Io ti disegno tutto. Ti scarabocchio il banco. Perché mi dai fastidio? Ti scarabocchio la faccia. No, scherzavo. Mani in alto. Cioè, volevo dire mani in alto, senza pennarello. Ok, intanto che quella parla, io prenderei la cingomma al volo, così. Aspetta, che stavo scivolando. Dove gliela metto? Gliela metto qua nella tazza. Che schifo. Aspetta, guarda come faccio il moonwalk. E voilà, nessuno ha visto niente. Bevi? Bevi? Gli ho messo la cingomma sulla tazza. Oh, mamma mia. Ragazzi, ragazzi, questa è una bambina fantasma. Signora maestra, abbiamo i fantasmi in classe. Sì, sì, tu stai girata che prendo la Coca-Cola. Yes. No, l'ho aperta. Yes. Let's go, ski. Marinoschi. È così che si fa. E mo? Oh, dove la posso versare? Gliela verso in testa. Professoressa, un poco di Coca-Cola. Un poco di Coca-Cola. Ops, ops, segui il sendiero. Ok, posso bere? Oh, sì. Buona la Coca-Cola in classe. Scivola. Perché non scivola? Aspetta. Un altro pochino di Coca-Cola. Sì, oh, un secondo. Lei controlli pure quelle carte. Oh, dovrebbe poter scivolare. Sì, io credo proprio di sì. Tiè, mettitene un poco nell'acqua, che è sempre buona. La cingomma. La cingomma. Aspetta un secondo. Aspetta, aspetta un secondo. La cingomma gliela mettiamo qua nei capelli. Perfetto. Torno a posto. Lei non ha visto nulla. Ok? Perfetto così. No, perfetto niente. Ok, mi è venuta un'idea. Vai. No, aspetta. Dov'è? Dov'è? Ok, scusa. Scusa, vai, vola. Ok? E adesso? Dai, vai sulla Coca-Cola. Dov'è la Coca-Cola? Perché questa è sempre più buggata? Non sto capendo. Ok, il pennarello l'abbiamo fatto. Manca tutto il resto. Ma la cingomma, dove devo metterla? Sono confuso. Lei è proprio sicuro che non vuole bere? Professoressa, aspetta, io mo sai che faccio? Glielo metto tutto qua. Dovrebbe scivolare per forza sulla Coca-Cola. È impossibile che non scivoli, ok? Guarda, guarda, tutto qua. Tutto qua sulla scrivania, sul computer. Le distruggo il computer. Sì, sì, guarda, guarda, ok? Prendo anche queste. Non so cosa siano minimamente. Nel dubbio le mettiamo qua. E scivola! Perché non scivola? Tieni, tieni, sulla scrivania te lo metto. E mo? È scivolata! È scivolata! Come ha fatto a scivolare? È scivolata da sola? Ragazzi, non ho capito. Che cosa? Sì, è scivolata sulla Coca-Cola. E io questa volta non avevo fatto niente. Queste pilloline invece, suppongo... Tutto a posto? Suppongo di dovergliele mettere nella tazza. Maleducata. Guarda che ha fatto cadere la tazza. Aspetta. Ok, a posto? Tieni. La lascio qua, insieme alle pilloline. Mettiamocene un'altra. A posto. La cingomma, dove la mettiamo? La mettiamo qua sulla sedia. Perfetto. Ciao. No, 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 no. Guardi, io sono seduto qui. Sto facendo i compiti. 2 più 2 uguale 7. Guarda, non si riesce più ad alzare. Gli ho attaccato la cingomma sulla sedia.
Oh, sì, arrabbiati, arrabbiati, io mi nutro della rabbia degli esseri umani. Quell'altro sta applaudendo, ok? Devi solo bere, perché mi sa che se beve si caga addosso, perché sono quelle pilloline che ti fanno andare in bagno, credo. E poi manca il costo della scorreggia e la cingomma. No, aspetta, perché non mi ha dato la cingomma? Oh, e la cingomma l'ho fatta! Infame! Perché non mi ha dato la cingomma? Perché non mi ha dato la cingomma? Ti sbatto il pennarello in testa! Perché? Maledetta infame! E io adesso come faccio? Dai, dai! Come faccio con la cingomma? Vabbè, uso questo per fargli fare un peto. Tieni, fai il peto. Vai, vai, non ti preoccupare. Bevi. Oh, dai, calma. Siamo tutti calmi. Che sta facendo? Sta prendendo la tazza? Sta bevendo? Sta male? Sì! Dove va? Se ne va! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ok, perfetto. E adesso? La cingomma, ragazzi. Come faccio con la cingomma? Qualcun altro ha una cingomma? No, una mela non mi serve. Però una mela al giorno toglie il professore di torno. No, non funziona. Poi qua sotto, pennarello, questo lo posizioniamo meglio qua. Cingomma. No, 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 non stavo facendo niente, lo giuro. Lo giuro. No, non stavo facendo niente. Sì, però non vale. Non mi ha dato la cingomma. Non mi ha dato neanche il coso qua schifoso. Dai! Perché non me li ha dati? Si è buggato il gioco? Vedi, adesso gli ho fatto fare un peto con il cuscinetto. Perché non me li segna? Adesso me l'ha segnato. Ma io ti odio. Aspetta un attimo. Questa è un'altra cingomma. Aia, la schiena. Stai là. Stai là, guarda, è diventata rossa come un peperone. Ok? Cingomma messa qua. Riprendo le pilloline. Me ne sto andando, me ne sto andando, me ne sto andando in retromarcia. Perfetto. Nessuno ha visto niente. Facciamoglielo ricaricare un attimo. E poi andiamo a mettere di nuovo le pillole lì dentro. Anche se probabilmente ce l'ho fatta. Sei arrabbiata? Sì, ragazzi, sta per esplodere. Deve essersi per forza arrabbiata. Mi dai il coso della cingomma? Perché? Oh! Sì! Vedi, io non immagino il livello 4, ragazzi, quanto possa essere difficile. Ma quanta roba! Aspetta, ci sono le Nentos, va bene? E c'è una pallina rimbalzina. Vai! Guarda come rimbalza la pallina. Guarda, guarda, l'ho già fatta arrabbiare. L'ho già fatta arrabbiare. Dammi la pallina rimbalzina. Dai, sì! Perfetto. Coca-Cola. Che c'è? Ti fumano le orecchie quando mi dispiace. No, ho staccato il cavo delle cuffie. Non sento più niente, ragazzi. Ma quello nel quadro è Tony Stark. Ragazzi, ma è Tony Stark! È Iron Man! Ho sempre sognato di farlo, aspetta. Sì, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare, tutto a posto. Apriamo le Mentos. Mettiamo le Mentos nella Coca-Cola. Dai, ti provo. Sì! Sì! Che figata! Guarda qua che bello! Ma è bellissimo! Si può rifare? No! Datemi le Mentos! Mi sono sparite! Però ne ho presi due insieme, Mentos più Coca-Cola. E sono rimaste queste tre cose che mi confondono un attimo. Scusa? No, bevi? Non riesci a bere? Scusa, tieni! Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Aspetta, ecco, lì c'è qualcosa. Ma è un piccione? Che cos'è? È il tappo! Io poi posso aprire e l'acqua sgorga tutta dal lavandino. Sono un genio. Sono un genio del crimine. Poi mi siedo e lei non mi vede più. Sembra tipo Assassin's Creed. No, come ha fatto? L'ha buttato! Però dovrei avercela fatta lo stesso. Sì, sì, mancano solo questi due. Che però non so cosa siano. E là c'è nessuno? Aspetta, lì c'è qualcosa. Secondo me questa lattina o questa pasta alle mandorle. Peanut past. Non ho capito. Questa specie di crema alle noccioline. Ma che ci faccio con la crema alle noccioline? Gliela spalmo in faccia? Mi scusi. Non è vero. Stavo scherzando, signora professoressa. Per favore, diamoci un contegno. Io adesso mi rialzo. Le piace la crema alle noccioline? Ti piace? Oh, gliel'ho messa là. Tieni. Mamma mia. Headshot. Mi siedo. E voilà. Sono sparitos. El banditos. E adesso non ti alzi. Perché sto guardando di là? E adesso non ti alzi spius. Guarda. Oh, ma perché? Ma perché tu ti alzi sempre? Parla. Che cosa vuoi da me? Perché ti alzi sempre? Scusa, non volevo litigare. Io sono una persona pacifica e non intendo litigare. Ma perché guardo sempre dietro? Oh, ci siamo? Ci siete tutti? Perfetto. Manca solo questa roba. Ma ce l'ha lei? Oh, che è successo? Stiamo applaudendo. Sì. Perché stiamo applaudendo? Perché è una rimbambita? Boh, va bene, stiamo applaudendo. Stai ferma là. A questo punto direi di aprire questi. Fammi vedere se c'è qualcosa di interessante. Ok, sì, lo sapevo. Arrivo subito. Un attimo. Olè, magia. No, mi stanno cadendo. Aspetta, gliele mettevo al volo. Che cosa dovrebbero essere? Ah, sono le pasticche per il sonno. Ok, piano. Stai ferma là. Io adesso lo metto così al contrario. Così cadono da sole le pasticche. Sono un genio, bro. Sono un genio del crimine. Sì, sì, guardati intorno. Io sono Ezio Auditore da questa scuola cacata. Ma mi sa che il piano non ha funzionato. Zitto, zitto. Basta. Ok, aspetta un attimo. Devo mettere una pasticchetta qui dentro.
dentro. Ok, me ne vado, siamo in orario. Perfetto, buon sonnellino. Che cosa indichi tu? Che cosa indichi tu? Tu stai seduto, giacca e cravatta. Tu che cosa indichi? Che cosa indichi? Dai, bevi dalla tazza, che ti devi addormentare per sempre. Bevi, bevi. Ragazzi, aiutatemi. Bevi, 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 bevi. Non beve, va bene. Ci penso io con la mia mira del secolo. Che cacata di mira. Sì, però leva là, ma poi beve. Aspetta, aspetta, c'era un'altra pasticchetta. C'era un'altra pasticchetta. Ciao, blocco il tempo. Tu non mi hai visto. Ah, hai capito? Io ti sto facendo passare le pene dell'inferno, ma tu non mi hai visto. Hai capito? Oddio, è pelata e non è il cervello. No, 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 no. Io non esisto. Io sono un'entità sovrannaturale. Dove sta andando? Ok, butta la carta. Adesso bevi, per favore, bevi. Ti prego, bevi. Oh, vuoi bere o no? Sto sudando. Fa caldo in questa classe, non ci sono neanche i condizionatori. I climatizzatori. Un attimo solo, ragazzi, non ce la faccio più. Aspetta, che qua c'è la Coca-Cola. Almeno bevo qualcosa, sì. Aspetta, mamma mia, che caldo. Sì, 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 grazie. A posto così. Oh, adesso va molto meglio. Oh, buono, 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 buono. Oh, bevi? Ragazzi, non sta bevendo e io mi sto innervosendo. Bevi? Oh, sta bevendo. Mamma mia, sono 3 ore. Dai, si è addormentata? Brava, si è addormentata. Brava, così. E dormi un sonno profondo. E adesso a noi due. Non ti devi azzardare mai più a chiamarla oppure a fare la spia con me, ok? Ti rubo il diario, ti rubo il diario. Tu che cosa vuoi? Ti spacco di botte. Quella sta ancora dormendo. Sì, 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 prendi il righello e misurati il cervello. Ops, è troppo piccolo. Guarda, scusa, scusa, scusa. A posto? Ho vinto? O no? Non è ancora del tutto arrabbiata. Com'è possibile? Ma se io prendessi la Coca-Cola? Aspetta, aspetta. Vai, per terra, costruiamo un cerchio. Sì, sì, aspetta un secondo solo. Questo, qua, me ne vado, che sta scadendo il tempo. Via, 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 via. Perfetto, guardate quanto è rossa. Dai, fatti a sedere, siediti. Oh, e mo beve 10 volte, poi non si siede più. Ti vuoi sedere, eh? Dai, attaccati alla sedia. Ok, ragazzi, dovremmo aver vinto. Secondo me adesso impazzisce totalmente. A posto? Impazzita? Dai, dai, sì, è nostra. Guardate quanta roba possiamo usare a livello 5, tra cui anche una chiave della cacca, che ovviamente useremo all'interno del prossimo episodio. Al prossimo video. Aspetta un attimo, tu non ti azzardare a fare la spia, perché so dove abiti, ti vengo a cercare. Anche tu sei pelata, ti vengo a cercare. Vengo a cercare anche te, te e te. So dove abitate.